In questo testo non vi sono dialoghi diretti, non vi sono scambi di idee, riflessioni tra i protagonisti di questa storia. Non c'è un disse, due punti, oppure un rispose, due punti. Il protagonista Marta è un soggetto borderline, forse meglio una psicopatica, di cui l'autrice, una psicologa, narra con un linguaggio contaminato dalla mente e dai pensieri di Marta il percorso che condurrà la stessa dallo stalking o molestie fino all'omicidio. Tu e io ci siamo piaciuti fin da subito, fin dall'inizio. Tu sei solo qui stasera e sono solo anch'io. E siamo... adulti, no? Sei così triste. Lo sai, Alex. Sei così triste, profondamente triste. Non compiacermi. Bastardo compiaciuto. Mi fai pena! Io ti comprendo. Ma ti comprendo perché sei malata. Perché? Perché forse pensi di potermi trattare come una puttana che per caso ti permetti di scopare quando ti pare piace e poi di buttare nella spazzatura? Tu sei malata! Facciamo una cosa. Tu giochi pulito. Io gioco pulito. Ma se siamo stati così bene l'altra volta, cioè, perché non proviamo a rivederci? Cioè, io... perché non ti muovi? Ma è così terribile! No. Ma non succederà mai più. Non succederà mai più. Perché? Perché vuoi farmi del male? Perché vuoi farmi del male, Alex? Ma perché? Come pensi che io voglia farti del male? Io... io ti amo. Che cosa? Io ti amo. Ma se ci siamo visti solo una volta, solo una volta. Ma come puoi dire così? Senti, Alex, tu mi piaci, ma tra me e te c'è un'altra persona e non sei tu. Ti prego. Ti prego, non ti giustificare. È patetico, ok? È patetico. Potresti mandarmi a fanculo. E in quel caso io avrei molta,
più stima di te. E allora va bene, vado!